Spesso ci sentiamo in trappola, imprigionati in una vita che non ci piace, eppure non facciamo nulla per cambiarla. Continuiamo a poltrire nell'attesa che qualcosa cambi. Non ci accorgiamo delle piccole cose e diamo tutto per scontato, come se tutto ci fosse dovuto. Forse questo virus ci ha fatto capire quanto sia davvero importante anche solo uscire per fare una passeggiata al parco con gli amici. Ho avuto modo di apprezzare anche un semplice caffè al bar e mi sono accorta che ero più libera di quanto in realtà credessi. Crescendo abbiamo un po' perso quella spensieratezza tipica dei bambini. Da piccoli tutto ci sembrava un gioco. Adesso siamo qui fermi in attesa che i nostri problemi, piccoli o grandi che siano, si risolvano da soli. Spesso ci preoccupiamo per cose inutili, magari perché la persona che ci piace non ha risposto al messaggio, o perché stiamo finendo giga sullo smartphone, quando l'unica cosa di cui ci dovremmo occupare veramente è vivere la vita, prenderla come viene e non farci buttare giù nei momenti negativi. Alla fine di questa quarantena vivrò ogni giorno come se fosse l'ultimo e non mi lascerò buttare giù dalle cose negative che mi capiteranno, ma anzi, cercherò di trarne un vantaggio e sfruttare l'occasione per migliorarmi. Ragazzi, tra poco andremo a mare perché siamo arrivati, abbiamo posato le robe, quindi ci vediamo in acqua. Ebbene, rieccoci qua ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, il mio intento era quello di fare un video cinematic style, diciamo, anche se comunque usando solamente il mio smartphone più che altro e magari qualche clip vecchia che avevo già, tipo le ultime clip che avete visto in acqua erano le clip dell'anno scorso a Ischia che ho recuperato dalla mia GoPro che non mi salva i file, non so per quale ignoto motivo, probabilmente la SD che non è buona. Comunque niente, stamattina andando ad accendere ho visto quei file, li ho recuperati, alcuni erano talmente tanto corrotti che non si vedevano nemmeno, invece questi più o meno sono riuscito a tirar fuori qualcosina e ho deciso comunque per mostrarveli di creare una storia intorno appunto a quelle clip e quindi è da qui che è nato l'idea di questo video. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così sarà mi lascia un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo venerdì alle 16 con un prossimo video sempre qua sul canale. E almeno abbiamo cambiato un po' aria e non siamo rimasti qui tutto il tempo in camera mia.